Ciao Davide, spero tutto bene, com'è andata la settimana? Bene, dai, sono bello carico, sono bello pronto, anche perché settimana prossima c'è una gara, speriamo che vada bene, dai. Mi è arrivato qualche giorno fa un pacco da Top 4 Running di una scarpa super innovativa, ovviamente te la faccio aprire, come l'altra volta. Mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto di che marchio stiamo parlando, e adesso però te la tiro, sei pronto? Dai, vai, tira. Vai. Te l'ho già preaperta per non perdere tempo, comunque. Va bene, allora. Ti devi mettere però la bandana. Metto la bandana. Sono proprio curioso di vedere di che scarpa si tratta, dai. Allora, si apre da qua. Ok. Dalla scatola si capisce subito che è un marchio innovativo che sta prendendo piede sul mercato italiano. Ok, allora vediamo subito. Ti consiglio di vedere il battistrada e da lì magari capisci. Toccalo un attimo. Allora, sembra una mescola leggermente dura, però dai forellini qua mi sembra una On. È effettivamente una On. Potrebbe essere il nuovo modello di Cloud Monster, però non sono sicuro. Secondo me, vedendo il nuovo modello di Cloud Monster, non esce a gennaio, ma esce tra qualche mese o tra qualche giorno. Comunque non è Cloud Monster. Ok. Ma quanto pesa secondo te? Secondo me siamo sui 200 o appena sotto. No, fai 200 secondo me. Secondo me qualcosa in più, non l'ho ancora toccata, però leggendo in effetti le spec, qua sembra abbastanza. Magari spec. Togli. Provo a togliere. Non mi sembra una scarpa da gara perché la sento un po'. Ma secondo te ha la piastra? No, la piastra no, secondo me. La sento più come scarpa da lento, anche perché qua è molto più protettiva. La tomaia è bella spessa, quindi non è una scarpa da gara, se no sarebbe molto più leggera. Diciamo che, e puoi aprire, togliere la bandana, è la Cloud Surfer, che è una di quelle scarpe che non abbiamo ancora testato, che dovrebbe essere adatta al podista amatore abbastanza evoluto. Cosa ne pensi? Ma così a primo impatto molto bella. Mi piace la suola barchetta e anche tutta la zona dell'allacciatura con tutti questi inserti per tirare bene, mi piace. Mi piace anche tanto la zona dietro che è molto larga e la linguetta e il tallone molto, molto sofficiosa e bella ricca di materiale. E anche il battistrada sembra molto bello e molto grippato. Anche nella zona davanti c'è due tipi di mescola diversa e questa qua blu mi sembra molto gripposa. Ascolta, facciamo una cosa. Coffee, brainstorming, ti poi la utilizzi per qualche minuto qua in giardino, non c'è nemmeno il coniglio, e poi dopo ti faccio qualche domanda, se va bene. Va bene, dai, proviamo subito, sono proprio curioso, dai, vediamo. Allora Davide, cosa ne pensi di questa Cloud Surfer che comunque pesa 240 grammi, almeno così dicono le mie bilance, secondo te a livello di calzata stesso numero o mezzo numero in più? Ma allora, ti dico, io personalmente ho 42,5. Questo è un 43 e mi sembrava comunque giusto, quindi consiglierei secondo me mezzo numero in più, perché comunque lo sentivo come se fosse il mio numero, anche se è quel mezzo numero in più. Mi sono piaciute tante cose al primo impatto, prima cosa soprattutto l'allacciatura, perché c'è questa zona con questi insertini qua che quando vai a tirare ti tira bene tutta la parte davanti, ti chiude bene il piede e anche la linguetta è bella, bella imbottita e mi è piaciuta tantissimo, anche in fase di allacciatura molto comoda, mi ha rilassato tutto il piede, non ho avuto problemi. Seconda cosa molto bella che ho notato è il fatto che è molto molle qua dietro, molto, non è rigido, è bello, bello morbido, quindi sicuramente anche per chi magari ha problemi di tendine o di tallone non è male, perché anche tutta la zona dietro è bella, bella larga, quindi secondo me da quel punto di vista lì bene. Sì, in effetti i modelli precedenti qualcuno diceva che aveva On questo problema e secondo me del tallone un po' troppo rigido in questo caso è stato risolto. Sì, in effetti sembra stato risolto, poi sarò curioso di provare magari su corse un po' più lunghe, vedere
come si atteggia, come si presta il tallone. Cosa ne pensi della tomaia e come l'hai vista? Ma la tomaia bene, nel senso comunque bella robusta sia dietro che davanti, ma mi è piaciuta tanto tutta la zona qua davanti, molto forellata, che ti permette sicuramente di far traspirare tanto. E così a occhio sembra più una scarpa invernale, non... secondo me d'estate si suda tanto, però comunque davanti è molto traspirante, però mi è piaciuto, dai. E invece cosa ne dici di questa ammortizzazione? È chiaro che non hai potuto correrci forte, ma soltanto qua in giardino, però come l'hai vista? Ma l'ho vista bene, nel senso è quella via di mezzo giusta, non è né troppo morbida né troppo dura. Appena ho inserito il piede mi sembrava molto stabile come suola, anche perché dentro è leggermente dura, quindi il piede non ha ceduto dentro, così mi sembrerebbe una scarpa comunque per corridori neutri senza grossi problemi di instabilità. E bene, mi è piaciuto anche il battistrada, sembra tanto gripposo soprattutto nella parte davanti dove si spinge, e comunque anche tanta mescola esposta, bisogna vedere se dopo tanti chilometri si consuma o se comunque tiene, però essendo abbastanza duretta secondo me tiene bene anche su tanti chilometri. Questa però non ha il cuneo mediale come invece aveva la Cloud Eclipse. Sì, ho visto, non so, però comunque c'è sempre tutta la zona dietro nella parte mediale abbastanza libera. Vediamo come si comporta nelle corse. E invece a livello di battistrada hai detto che comunque ti sembra ben disegnato. Secondo me se corri di avampiede con questa vai comunque forte. Sì, questa secondo me sia per il fatto che è leggermente più a barchetta e poi per il fatto che ci sono due colorazioni a livello della suola per due materiali diversi, quello blu è leggermente più gripposo mentre quello nero è più, diciamo, stabile, un po' più duretto, però sì, sicuramente per avampiedisti mi sembra una scarpa ottima. Sì, sì. Tu pensavi che ci fosse una scarpa da pista della On, ma in realtà la scarpa da pista della On per ora non ce l'hai. No, niente, no, però mi è piaciuto tanto questo modello, comunque da strada, bello, bello, sono curioso di testarlo. Va bene, ascolta, andiamo a berci un altro coffee, stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima. Ma sì, dai, vediamo, adesso andiamo a bere un coffee e sono curioso di testarla, speriamo che sia un bel modello da scarpa da lento, dai. Alla prossima, ciao a tutti.